E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale YouTube. Oggi ragazzi siamo finalmente un po' per convenienza, se così vogliamo dire, sul video dove riguardiamo tutto il 2020 del mio canale YouTube. È un video che di solito faccio ogni 31 dicembre di ogni anno da quando ho aperto il canale, più o meno dal 2016, giusto i primi 2 anni credo di non aver fatto questa cosa, però diciamo che gli ultimi 3-4 anni l'ho sempre fatto questo video ed è il video in cui andiamo a rivedere tutto ciò che ho fatto nel mio canale YouTube, tutti i video che ho caricato, tutte le serie che abbiamo fatto e di cui guardiamo anche proprio dentro alcuni video. Non li guardiamo tutti, ovviamente, perché se no staremo qui fino al prossimo 31 dicembre, però quello è il senso. Allora, ragazzi, io sono nella mia, non dico home page del canale perché non è la home page, ma è la home page di YouTube Studio dei video. Se così possiamo dire. Chi di voi ha un canale YouTube in cui ha caricato anche solo 3 video per dire, c'ha questa pagina, in cui può accedere e vedere le statistiche, le cose, può modificare, vedere i dettagli, analytics, i commenti, eccetera, eccetera. E io sono andato fino a il video appunto del meglio del 2019 che ho caricato appunto il 31 dicembre 2019, che potete vedere esattamente qua. E andiamo a vedere insieme che cosa abbiamo fatto in questo anno del 2020, che senza dubbio in generale per l'umanità è stato uno degli anni peggiori di sempre, tra pandemia, tra tantissime cose che sono successe. Qualsiasi persona non può dire che è stato un anno me meraviglioso, anche perché non lo è effettivamente stato, ok? Però io non sono qui per parlare di robe di attualità, di cose che sono successe, anche perché sarebbe un video un po' triste in quel modo. Però sono qui per vedere che cosa ho fatto in questo anno. Iniziamo ovviamente dal primo video caricato nel 2020, che l'ho caricato non il 1 gennaio ma il 2, che è un video di Geometry Dash, è un Easy Demon Haunted Manor di Cheatrax, che non andiamo a vedere perché comunque non voglio vedere tutti i video, ripeto. Poi ragazzi, il 3 gennaio ho iniziato una serie che poteva sembrare promettente per il canale, ma che poi ho dovuto interrompere per diversi motivi. Poi vi spiegherò tutto appena arriviamo al video, diciamo, in cui ho interrotto la serie. Ed è la serie del gioco Dead Cells, un gioco che a me mi è sempre piaciuto, che sto tra virgolette giocando anche offline per conto mio. Diciamo senza registrarlo perché è veramente un bel gioco. Lo ottenni gratis dall'Epic Games Launcher o forse da Steam. No, credo da Steam. Credo da Steam. Non mi ricordo se mi è stato regalato da qualcuno o se lo trovai gratis per un evento particolare. Fatto sta che normalmente questo gioco costa 20 euro più DLC che costa 5 euro. Io ovviamente ce l'avevo già gratis, ho speso 5 euro per il DLC, e me lo sto godendo in tutto e per tutto. Ultimamente nell'ultimo mese non ci ho giocato tantissimo, perché mi sto concentrando anche più su altre cose, ma sono sicuro che prima o poi ci tornerò sicuramente a giocare perché è veramente un bel gioco Dead Cells. E poi quando arriveremo a vedere il video vi spiegherò anche perché ho deciso di interrompere, barra non portare più questa serie. Poi deciderò anche in futuro se ripensarci o meno, ma per il momento le idee abbastanza chiare. Proseguiamo vedendo che abbiamo subito dopo che abbiamo iniziato il Dead Cells, abbiamo iniziato anche probabilmente la CTM che ha segnato l'inizio di una mia
collaborazione, se vogliamo, tra virgolette, con Magic Kaito sulle CTM. Questo perché sto dicendo collaborazione con Magic Kaito? Perché io, fino a quel momento, fino a prima, fino alla Living Nightmare scaricata nel 2019, potete vedere qua, io le CTM le avevo sempre portate da solo, con un commentary solo, senza nessuno effettivamente che potesse commentare insieme a me. Però ho chiesto a Magic Kaito, che è un mio amico che ci conosciamo da una vita praticamente, abita a 300 metri da casa mia, ci vediamo quasi sempre quando possiamo, e gli ho chiesto: ehi, ma vuoi fare questa cosa sul canale delle CTM, che a te sono mappe che ti piacciono tanto, specialmente a te? E lui ha detto: sì, dai, ci sta un sacco. E fatto sta che abbiamo iniziato la Corona Trials, che è la quarta mappa dell'Untold Stories, una serie di CTM di Minecraft creata da RenderXR. Veramente credo sia la serie CTM, oltre alla Super All Style di Vex, più bella che sia mai stata creata della storia di Minecraft. E effettivamente sto portando la Horrify in questo periodo, quindi potete ben capire quanto a me e a Magic Kaito piace effettivamente il modo in cui RenderXR crea le sue mappe CTM. E abbiamo iniziato la Corona Trials, che non è una mappa né troppo vecchia né troppo nuova, una mappa della 1.12.2. Considerate comunque quando abbiamo iniziato la Corona Trials, se non mi sbaglio, non era manco uscita la 1.15 di Minecraft. Adesso sta per uscire la 1.17, quindi potete ben immaginare. Il fatto sta che ho iniziato appunto questa CTM, che si è rivelata veramente una figata epocale, tant'è che abbiamo deciso poi di portare la Horrify e un'altra CTM sempre di questa serie di RenderXR, che vedrete ovviamente dopo l'Horrify. Non vi spoilerò niente, ma credo che abbiate, o comunque chi se ne intende o chi ci è andato a vedere, già capito quale mappa andrò a portare, ovviamente con Magic Kaito. Poi dopo quella lì vedrò se continuare questa cosa con Magic Kaito, anche perché abbiamo diversi progetti in mente e non so se riusciamo a farli tutti, però questa è una cosa che comunque vedrò nel corso del 2021, nel corso dei prossimi anni, ecco, diciamo così. Poi abbiamo caricato il secondo episodio di Dead Cells, dove troviamo la runa e l'oggetto leggendario, che ovviamente non ricordo adesso, però posso supporre che fosse una roba figa, perché sennò non la mettevo nel titolo. Ho evidenziato tutto, sono rincoglionito, ok. Caricato un video di Geometry Dash di Mighty Demon Obsolete by Spuddles, non so come si pronuncia, spero che si pronunci così, in cui ho anche avuto reclamo per la violazione del copyright. Ovviamente ragazzi, la maggior parte dei miei video sono con la reclamo per la violazione del copyright, ma non è che io violo il copyright, è semplicemente che uso una canzone per più di tot secondi senza che io chieda effettivamente a quell'autore se posso mettere un video in una musica in quel video. Però che faccio? Tolgo la musica? Cioè, che video diciamo ti lascio? È ovvio che la devo lasciare. Comunque questo messaggio significa semplicemente che non può, il mio video non può essere monetizzato, semplicemente, cosa che assolutamente non mi interessa, perché credo che io non abbia mai guadagnato un centesimo dai miei video, anzi ho sempre detto che cercherò sempre di non guadagnare, anche perché a meno che poi in futuro non decida di farlo diventare il mio lavoro, ma quello si vedrà, quello non posso, ecco, deciderlo, ecco. Bene, proseguiamo sempre con Corona Trials e Dead Cells. Dovrebbe essere l'ultimo video di Dead Cells questo. No, non è vero, perché ho caricato poi una semiguida, che è poi anche il motivo per cui ho interrotto la serie. Ho pubblicato Extinction di Geometry Dash. E poi, ragazzi, ho iniziato la miniserie di Geometry Dash, come sarebbe il tal livello principale di Geometry Dash se fosse con la canzone completa. Effettivamente ho trovato online dei livelli non valutati in stelle, ovviamente, che replicavano i livelli originali di Geometry Dash, ma con la canzone tutta estesa e quindi con parti inedite che potevano essere comprese se i livelli originali avessero tenuto le canzoni complete e non le canzoni tagliate, come effettivamente hanno. Ed è stata una serie che comunque mi è piaciuto registrare. Qua c'è un annuncio dove annuncio un cambiamento del canale. Ah, ok, ricordo benissimo questo video, che era l'annuncio in cui praticamente toglievo letteralmente la facecam sia dalle webcam
sia dalle copertine dei miei video che dai miei video stessi dentro, e quindi avrei cancellato tutto ciò che era con la mia webcam. Ovviamente, in alcuni video la mia webcam è sempre presente, però ho cercato di perlomeno eliminare tutti i video in cui la mia webcam si vedeva nella copertina del video. Perché mi è stato spiegato da un esperto di sicurezza in campo informatico che non è proprio una roba sicura al 100%, a meno che uno non ci guadagna, perché uno ci potrebbe guadagnare sopra addirittura. E quindi ho deciso di fare questa scelta. Non so, ripeto, quanto sia una roba giusta, perché volendo io potrei tranquillamente adesso accendere la videocamera e tornare a fare video come li facevo prima. Però, ragazzi, meglio non rischiare che rischiare inutilmente. Ecco, diciamo, questo è il succo. Io sono uno che cerca sempre di rischiare il meno possibile. Poi, se è una cosa, se in una certa situazione bisogna rischiare di più o di meno, questo ovviamente, sono scelte di vita. Non è che, lo insegno io, non è che me lo hanno insegnato chissà chi. È solo cose che si imparano, tra virgolette. Quindi, poi uno fa le proprie scelte. Io ho scelto, ripeto, non so se sia quella giusta di fare in questo modo. Proseguiamo con la Corona Trials Hardwire di Kai07 di Geometry Dash. E qui è il video di Dead Cells in cui interrompo il let's play di Dead Cells stesso. Perché l'ho interrotto? Perché, come notate, questo è un video di Dead Cells Walkthrough. Perché Magic Kite mi aveva consigliato, invece di fare episodi di gameplay di Dead Cells, ovvero oltre a fare il gameplay, di fare un walkthrough. Se non mi sbaglio, me l'aveva consigliato Magic Kite, ma non vorrei dire una cosa stupida, quindi non sono totalmente sicuro di questa informazione. Potrebbe anche essere una cosa che ho capito io, che mi sono inventato io lì per lì, però non mi ricordo, francamente. È passato praticamente un anno, ragazzi. Ed avevo deciso di tra virgolette, portare dei video walkthrough per spiegarvi, come si gioca questo gioco, quali sono le meccaniche, i mostri, i biomi, le cose, tutto. Solo che poi, dopo aver pubblicato un video, mi sono effettivamente reso conto di come mi portasse via giornate intere di lavoro e come non me lo potessi permettere in quel periodo. Sia per il fatto che ero sotto esame di maturità, letteralmente, non sapevo ancora che sarebbe venuta la pandemia del coronavirus, perché effettivamente, anche se in realtà mancava una settimana o poco, cioè comunque se ne parlava già il 29 febbraio del coronavirus, perlomeno in Cina o nella Lombardia, poi nel resto d'Italia è venuto, diciamo, per lo più a marzo, se mi ricordo bene o se comunque mi sono informato bene. Però ecco, ho deciso di interrompere la serie perché mi portava veramente via troppo troppo tempo questa cosa. E poi non ho comunque continuato a portare gameplay perché mi sembrava una cosa stupida riprendere subito con i gameplay, semplicemente quello. Poi vabbè, ho proseguito con le varie serie, ho pubblicato un video di Hearthstone, la cui descrizione è OP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 . La scrutatombe esperta è troppo forte dell'avventura di Uldum. Ah, ok, me la ricordo, perché io non sapevo che cazzo di video di Hearthstone portare. E praticamente ho portato un video dell'avventura in single player di Uldum, che è la migliore avventura in single player di tutto Hearthstone mai rilasciata finora, secondo me. Veramente, ne facessero altre di avventure in quel modo, le giocherei a giornate, non sto scherzando. Poi vabbè, Corona Trials, Insane Tattico, perché comunque ci sta. I Murloc senza Megasauro non convengono. Questo è un video di Battlegrounds di Hearthstone, che però ovviamente non ho più portato perché Battlegrounds non sono effettivamente un giocatore esperto, non ci gioco tantissimo. Considerate che ci faccio più o meno 5 partite al mese a Battleground, e non è uno scherzo. O perlomeno lo faccio solo quando ci sono le missioni che richiedono effettivamente di giocare tot partite in battaglia, fare tot danni all'eroe in battaglia, eccetera, eccetera. Poi ho portato una serie, miniserie trivia di Minecraft, questa non me la ricordavo, che è la Which Doesn't Belong Ultimate, di cui se non mi sbaglio ho fatto due video. No, forse ne ho fatto uno solo. Forse ne ho fatto uno. Ah no!
mi ricordo, ne ho fatto uno solo come, tra virgolette, try, però il secondo non avevo assolutamente voglia di registrarlo perché la mappa mi ero informato com'era e non ne valeva tanto la pena. E il titolo è Non si capisce benissimo, eh? Così a mo' di... Insomma, poi... Altro video di Corona Trials, Base After Base Full, Map Packs mai completati, Tyrian Wall, ok, il Twisted Pack. Ah sì, quel mi sa che ho iniziato a portare i Map Packs mai completati, che poi ho finito un mese fa, ma quelli sono dettagli. Nuova intro dei video del canale, creata interamente, ragazzi, interamente. Non sto scherzando, da Magic Kaito. Mi è passato la musica di sottofondo lui. La intro l'ha fatta lui con Intro Maker. Tra l'altro lo potete vedere in basso a destra ad ogni video, quindi nel senso. Però il fatto che lui si sia impegnato per me, io ringrazierò sempre Magic Kaito per il sostegno che sta dando al mio canale YouTube. Perché senza, ovviamente, mi avrebbe portato via molto più tempo. E probabilmente non sarei ancora a pubblicare video su YouTube. Probabilmente sarei a fare qualcos'altro, ecco. Poi ci sono i servitori grossi più grossi, perché ho portato il Big Druid pre Hall of Fame, immagino sia, ok. Poi c'è l'episodio più epico della storia di Corona Trials. Che cosa ho fatto in questo episodio, scusami? Non mi ricordo che cosa ho fatto. Ah, ok, mi ricordo che cosa ho fatto. È quello dove sono morto infinite volte. Ok, mi ricordo assolutamente. Poi abbiamo lo sbustamento delle Cenerite e le Terre Esterne, l'espansione in cui è stato introdotto il Demon Hunter in Hearthstone, classe che io odio, perché prima dei nerf si trovava in ogni dove, chiunque giocava questa cazzo di classe, in qualsiasi versione, o control, o midrange, o aggro, ti spaccavano sempre il culo. Ma non solo, oltre al fatto che era di per sé una classe forte e con dei mazzi, degli archetipi forti, quando te lo giocavi avevi più culo dell'avversario, sempre, sempre. Io credo di aver vinto due partite su 80 contro Demon Hunter, non è uno scherzo, non è uno scherzo, non è uno scherzo. Poi c'è il buona Pasqua. Ah, perché effettivamente l'ho pubblicato a Pasqua questo video. Può darsi. Just Processing, che è un medium demon di Jonathan Ash, me lo ricordo. E questo era abbastanza complesso, non troppo, però un pochino lo era. Poi scendiamo giù, Map Packs mai completati. Il sesto senso di Magic Kaito, video epico. Un altro video epico. Time Machine Full, due game incredibili con Freeze Mage, che in realtà era un value control mage con delle carte tipo Frost Nova, Ray of Frost, ecco, queste qui. Poi è arrivato un Insane Demon, Magma Bound, che francamente, se non mi sbaglio, è l'unico Insane Demon che ho finito nel 2019. L'ho finito il 20 aprile, però se non mi sbaglio, ragazzi, è stato, tra virgolette, se non mi sbaglio, l'insane demon più facile che io abbia mai finito. Nel senso che proprio va bene che di per sé non è un livello facile, però non mi ha impiegato così tanto tempo e pensavo di metterci molto più tempo. Ci ho messo di più per farvi capire per Golden Future, mi sembra, e non è uno scherzo. Cioè, mi sembra, sempre mi sembra, perché non me lo ricordo benissimo. Poi c'è i Creeper missano Lethal e trovo una Shopee per effetto. Questo è uno dei video che andremo a guardare, perché i Creeper missano Lethal è una scena del best of che mi piace veramente troppo. Ed è quella scena dove i Creeper mi esplodono in faccia lasciandomi a mezzo cuore. Adesso non mi ricordo di preciso della scena. Vediamo se me lo Che ci sono ricordo. mezzo Grey dovrebbe So due. Ok. Due. Sotto. Ecco, dovrebbe essere questo il punto, ragazzi, del Nella video. lava. Ah, ok. Eccolo, Ok. eccolo. Oh mio Dio, quanta gente! Cosa? Che Ecco, questo, ragazzi, è il punto esatto dove effettivamente lo metto a schermo intero.
è uno dei punti del best of che mi fa più ridere di tutto il best of della Corona Trials. Non è uno scherzo. Cazzo di... Oh no. Perché letteralmente spawnano una cosa come 20 creeper in 20 secondi. Ecco. No. Aiuto. Oh porco diaz. Che cazzo dici? Ah! Sono mezzo cuore. Ecco. Sono mezzo cuore. Ok, questa è stata veramente una delle parti migliori di tutta la mappa. Questo momento e rimarrà, penso, nella storia del mio canale. Ok ragazzi, proseguiamo. Ok, qui c'è la Do You Even Craft, che era un'altra mappettina che avevo portato, che è durata 3 episodi. Sì, ok. Qua c'è la review della Corona Trials, che è uno dei miei peggiori video del 2019, per svariati motivi ragazzi. Il primo è che l'ho pubblicato in un periodo in cui dovevo anticipare video perché andavo al mare, infatti come potete vedere è fine giugno qua, quindi ha senso la cosa, e quindi non ho avuto tempo di editare un video di 2 ore e un quarto, quindi ecco, spero mi capiate. Poi vabbè, Theory of Everything Full Velocity, che è un easy demon. E qua inizia la Horrify, ok. La Horrify che sto tuttora portando, che l'ho iniziata il 2 luglio, minchia, sta durando più di 6 mesi. Cioè questo siamo al 6° mese della Horrify. Tra l'altro ovviamente vi preannuncio già che, come posso dire... che i video dell'Horrify li ho già finiti di registrare tutti, ho già registrato il video finale, li sto caricando un po' per volta, non tutti insieme, perché comunque ci vogliamo, io e Magic Kaito, prendere una pausa fino all'inizio della prossima mappa, ecco, quindi questa è l'idea, e quindi è per questo che siete ancora all'episodio 25, che ovviamente non è un episodio tanto indietro, perché se non mi sbaglio nel video che dell'episodio 25 che esce oggi, che è il 30 per me, ma per voi sarà il 31, se non mi sbaglio esploro la Ozone, ma non mi vorrei sbagliare, perché l'ho editato stamattina e non me lo ricordo. Non mi ricordo di troppe cose, ragazzi. Questo è una pura e sacrosanta verità. Ok, ragazzi. Qua invece siamo sul video annuncio del mese di luglio. Vediamo che cosa dico. Ah, e invece che cazzo. Pensavo fosse un video dove parlavo. Ok. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video annuncio. Faccio questo video per dirvi essenzialmente una cosa. Domani 6 luglio fino al 26 luglio non ci saranno video, perché avevo fatto sta cosa, non me lo ricordo. Ah, perché sarò in vacanza. Ci sono stato così tanto in vacanza? Ah sì, mi ricordo. Era ok, sì, è vero. Poi primo occhio aria segreta, vabbè, Pickmaster provo. Ah, perché ho provato in practice mode Deception Dive col montaggio, se non mi sbaglio, oppure no. No, forse non era col montaggio, sai. Mi sembra che non era col montaggio. No, lo sai che non mi ricordo. Che è alquanto facile. Sì. Era senza montaggio. Ok. Poi, ragazzi, ho iniziato la serie dell'alfabeto degli Easy Demon. Serie che comunque sto portando tuttora, se vogliamo così definirlo, ma non con gli Easy Demon, con i Medium Demon, che è leggermente un pochino più impegnativo. Questa cosa è una cosa che volevo fare da tempo, il fatto del fare l'alfabeto con i livelli di Geometry Dash. Però è comunque una cosa che mi diverte registrare, che non mi porta via troppo tempo perché riesco a programmarmi bene i video, e quindi va bene così. Poi ovviamente ho smesso di portare Easy Demon, cose così, video così a caso, perché effettivamente quelli sono già dei video che normalmente farei anche senza questa serie, quindi questo è la modalità, diciamo, con cui ho
questa è la modalità, ecco, diciamo, con cui ho avuto intenzione di portare questa serie. Poi qua vedo un Hypnotic Travel, il livello extra long dei Travel della Levelution di Geometry Dash, che mi ha costato di più portare. Se non mi sbaglio avevo fatto una roba come 1000 qualcosa tentativi, credo, non mi ricordo, però una roba del genere. Probabilmente se ci vado a vedere nel video c'è scritto anche, ma adesso non ci entro. Poi abbiamo lo sbustamento dell'Accademia di Scholomance di Hearthstone, 118 booster, erano un bel po'. E poi ho portato ovviamente solo video di Hearthstone per un periodo. Ho portato Detrat Hunter, che ovviamente non è un mazzo per niente forte. Exodia Mage, che è stato tipo nerfato dopo 2 giorni, e non sto scherzando, o forse una settimana, vabbè, qualcosa del genere. Poi qua c'era lo Zulok, che però non è mai preso piede. Poi c'è un certo Big Druid in cui prevale la sfiga. Sono assolutamente consapevole di questo fatto, perché tuttora io sfiga su Hearthstone, ma la sfiga nei giochi di carte è una cosa che mi ha sempre accompagnato, se così vogliamo dire. Quindi non è che sono dispiaciuto o cosa, è semplicemente lo volevo mettere nel titolo perché almeno uno viene attratto e dice: ma vediamo che sfiga ha avuto. E niente, questo è quanto. Poi ho pubblicato più o meno tutti i libri. Il Pure Librampala, che è uno dei mazzi più forti del momento, credo, insieme all'Evolve Shaman, però dettagli. Poi ho pubblicato comunque l'alfabeto, Refi, Stealth Rogue di Hearthstone, molto forte anche questo mazzo nel suo periodo. Adesso ovviamente non è non è un mazzo molto forte, molto usato, però comunque rimane una valida alternativa. E poi qua ho iniziato, tra virgolette, non voglio dire una serie perché non è stata una serie, ma sono stati dei video di prova in cui noi effettivamente provavamo, io e Magic Eye ovviamente perché c'è scritto qua, 4, a volte 3, a volte 4, dipende in quale video, CTM a nostra scelta che trovavamo su internet. In questo video ne ho provate 4, in cui vi ho messo i collegamenti al minutaggio nella descrizione. Poi ho pubblicato i momenti epici con Magic Kaito della Corona Trials, che mi è stato reclamato il copyright per probabilmente qualche musica di sottofondo di cui non mi sono accertato dei diritti, colpa mia ragazzi, però va bene, finché non mi bannano cose così sto tranquillo. Poi qua ho messo il Tempo Mage di Hearthstone, un mazzo divertentissimo, anche adesso si potrebbe tranquillamente giocare, veramente divertente. E qua invece abbiamo sempre il secondo video, l'Estrati CTM, sempre Alfabeto e Horrify. Questa è la parte conclusiva, diciamo, dell'anno, gli ultimi mesi in cui non sapevo veramente che cos'altro fare. E qua ho iniziato una mini CTM in secondaria alle Horrify, perché come potete vedere la Horrify la portavo non troppo spesso, specialmente in questo periodo qua, perché era il periodo che non ci potevamo vedere per registrare gli Magic Kaito, e quindi stiamo diciamo evolvendo la situazione, cercando di adattare diciamo le nostre tecniche, cercando degli stratagemmi per bypassare il fatto che Magic Kaito non può venire a casa mia per registrare insieme, dovuto anche alle restrizioni Covid, cose così, zone rosse, zone arancioni, zone gialle, quella roba lì. Poi va bene, c'è questa CTM appunto miniserie che è durata 4 episodi, se non mi sbaglio, la Blackwater Cove, mappa veramente veramente carina come mini CTM da portare. Vi consiglio di giocarla se cercate una CTM abbastanza facile che non vi richiede troppa challenge, se così vogliamo, ma se cercate una CTM così per divertirvi, questa può essere veramente una CTM che fa al caso vostro, anche per allenarvi a CTM future. Qua poi ho portato la Tech, che è una horror map pubblicata il 20 ottobre, perché avevamo deciso insieme a Magic Kaito durante il mese di ottobre di fare lo Spooktober, che era una sorta di challenge in cui pubblicavamo dei video a tema horror. Ovviamente noi abbiamo deciso di farlo in
piccola parte, se così vogliamo. Infatti ho pubblicato solo due video a tema horror in tutto ottobre, perché effettivamente avevo già miliardi di altri video a parte. Che faccio? Ne ricreo degli altri solo per lo Spooktober? Mi sembra no. E quindi ne ho, diciamo, caricati due solo per l'occasione, così a caso. Uno era questa Teke Teke Minecraft Horror Map, che è stata veramente fatta benissimo, con voci reali utilizzate nella mappa. E poi il livello Mr. Crazy Hands di Geometry Dash, che è uno dei livelli più a tema horror che io conosca su Geometry Dash, ed è anche considerato, anche se non è valutato in stelle, Medium Demon, quindi era anche abbastanza impegnativo da fare. E poi era XL, quindi diciamo che era più o meno a livello di Golden Future come mood, diciamo, anche se poi effettivamente Golden Future era molto più difficile, mi ha richiesto molto più tempo, però va bene così. Tra l'altro nella descrizione, quando scrivo iscrivetevi e buona visione, qua c'ho scritto iscrivetevi e Boo ho una visione. Boo riferito al Boo di Super Mario, che è un fantasma, per fare la battuta ha ha ha, molto divertente. Comunque ragazzi, non perdiamoci in queste strozzate e andiamo avanti, perché anche perché i video sono quasi finiti, e questo video è quasi finito, e il 2020 è quasi finito, e quindi cosa dire, qua ho spacchettato La follia alla fiera di una cupa, espansione veramente della madonna di Hearthstone, solo che il meta fa cacare già. Poi, se non mi sbaglio, ho portato esatto map packs mai completati, tutti i livelli rimanenti, un video da un'ora e mezzo in cui completo tutti i livelli che mi mancavano delle map packs. Ovviamente vi ho messo delle grafichette per orientarvi e per capire, per farvi capire, diciamo, quali effettivamente erano i livelli che mi mancavano. Dopodiché, ragazzi, ho iniziato di nuovo a caricare video di Hearthstone. Sfiga assoluta con Yog Clown Druid. Vi dico solo, ragazzi, che prima che io registrassi questo video di Hearthstone, io con questo mazzo Yog Clown Druid, che poi effettivamente si chiama Clown Druid di per sé, avevo fatto uno score di 12 vittorie e 0 sconfitte, e non sto scherzando. Mi metto a registrare 3 partite per YouTube di questo mazzo e le perdo tutte, se non mi sbaglio. O forse ne vinco una, non mi ricordo. Fatto sta che, ecco, è spiegato il motivo del titolo Sfiga Assoluta. Poi abbiamo iniziato la serie dell'alfabeto dei Medium Demon, dopo quella con gli Easy Demon, conclusa con Zagato. Ho iniziato quella dei Medium Demon, che conterrà dei livelli, conterrà perché non l'ho ancora finita, ovviamente. Sono alla lettera H ad oggi, lettera H che devo ancora caricare, ragazzi, e che probabilmente caricherò già nel 2021, la lettera H. Però voi sappiate che siete arrivati alla lettera G di Golden Future, ovviamente non vi dico il livello con la lettera H, però sappiate che io ho già registrato la lettera H, quindi l'ho già finito, mentre la lettera I la devo ancora registrare. Però vi basti sapere che ci saranno dei livelli Medium Demon veramente della madonna in questa miniserie di Geometry Dash. Quindi ecco, già qua poi creo un video Evolve Shaman OP, craftate questo mazzo, ma non se avete sfiga come me. Questo titolo me lo ricordo benissimo perché ci ho studiato per dirlo. Cazzo, ma il mazzo di per sé è tier 0, perché effettivamente l'Evolve Shaman è tier 0, il nuovo Demon Hunter. Ed è veramente forte come mazzo, vi consiglio tuttora il craft. Poi però ho detto, cazzo, ma le partite non mi vanno così bene, che cazzo ci scrivo? Questo mazzo OP craftatelo, ma non se avete sfiga come me, giustamente, che ci dovrei scrivere? Ecco, e poi ovviamente ho pubblicato un altro video di Hearthstone in cui pubblico la sfiga continua col Secret Mage, quindi proprio era un periodo sfigatissimo su Hearthstone in cui perdevo tutto, qualsiasi mazzo giocassi. Ovviamente con questo Secret Mage qui, ragazzi, ve lo dico adesso e non ve lo dico più, craftatevelo solo se potete, non spendete da sta cazzo, perché comunque un ottimo tier 2 questo mazzo. E poi ragazzi, arriviamo alla serie horror che ho iniziato di recente, un giocone che mancava dai tempi di Amnesia,
e che ho deciso di portare così per ritornare a vedere se questi giochi piacciono e soprattutto se il mio computer li regge, perché a volte lagga. Però non ci posso fare assolutamente niente, ragazzi. Dovrei spendere altri 2000 euro di computer e non ho assolutamente né voglia né probabilmente i soldi necessari attualmente. Quindi va bene così. Per il momento Soma, che è questo nuovo giocone horror che sto portando e cui avete visto fino a 3 episodi, lo porterò con questo setup, tra virgolette. Poi vedrò se nel 2021 comprare pezzi nuovi di hardware, cose così, per upgradare il mio computer e portare sempre più gioconi così di prova. Per il resto, qua incontro tipo 3 Demon Hunter con il Zhotli Brampala, che è un ottimo deck, che però non vi consiglio di craftare se non siete molto bravi a gestirvi le vostre carte. E poi ho TK Shari Shaman fortissimo in Wild, e questo è il video, tra virgolette, simbolo di Hearthstone che mi ha spostato letteralmente la carriera su Hearthstone. Perché ho utilizzato queste parole forti? Perché effettivamente questo è il primo video in cui registro partite di Hearthstone in Wild. Ebbene sì, ragazzi, mi sono spostato in Wild, la standard non la gioco più da più o meno un mesetto, quindi potete ben capire che effettivamente io mi sono rotto effettivamente il cazzo di giocare standard e voglio iniziare a giocare i mazzi wild, poter giocare le carte vecchie, poter giocare archetipi vecchi che erano forti, che erano divertenti, poter trovare sempre mazzi diversi più o meno, perché comunque anche in Wild c'è la gente fissata con devo rankare, usiamo il Pirate Warrior, usiamo il Milrog, usiamo il Razakus Priest e questi archetipi qua che sono quelli che ho incontrato di più. Però questa cosa in Wild è un pelino più attenuata della standard, semplicemente perché ci sono un'infinità di mazzi in più. Poi qua c'è il secondo video di Soma, partite strane con Highlander Priest, che è l'ultimo video che ho portato di Hearthstone, probabilmente l'ultimo video che porterò fino al rilascio di nuove carte, se così possiamo dire, escluso ovviamente avventure, robe, achievement, cose così che magari decido di portare saltuariamente. Poi ho portato la mappa di Natale Fixing Christmas Town, la quale ho visto solo dopo il caricamento che ho sbagliato il formato della copertina, perché non ho guardato le dimensioni. Sono un genio. Va bene, ragazzi. No, vabbè, a parte gli scherzi. E niente, ragazzi, nel momento in cui sto registrando questo video non è ancora uscito l'episodio 25 dell'Horrify, però come vedete è programmato per le 16, ovviamente del 30 dicembre, non del 31. Il 31 starete guardando questo video, probabilmente programmato per le 3. Per cui, ragazzi, direi di salutarvi, perché questo è stato effettivamente il mio 2020. Non ci sono state grossissime cose, a parte inizi di serie molto promettenti, che poi si sono effettivamente rivelate quello che erano effettivamente le prospettive e le aspettative di esse. E quindi niente, non posso che essere, non dico soddisfatto, perché in generale speravo in un anno migliore un po' per tutta l'umanità, però ormai è andata così, che ci volete fare, ragazzi? Non si può fare niente se non rispettare le regole che ci vengono dette, cercare sempre di ragionare, di non fare scelte che possono compromettere poi il nostro futuro, ecco, se proprio vogliamo usare una frase filosofica, ecco. Per cui niente, ragazzi, io direi che vi saluto, vi auguro e vi rinnovo gli auguri del buon 2020, sì, buonanotte, di un buon 2021. Non sono ancora abituato, perché io odio il 2020, non so se si era capito. Però va bene così, ragazzi, lasciate un mi piace, come dovete, iscrivetevi, noi ci vediamo effettivamente nel 2021, video che non so quando uscirà, se l'1, il 2, il 3, non lo so, e ciao a tutti! Yeah.